L'Associazione Italiana per la Direzione del Personale ha presentato oggi a Palazzo San Giacomo i risultati di una ricerca per individuare le province italiane in cui si lavora meglio, tenendo conto di fattori intrinseci come il reddito in relazione al costo della vita, ma anche di fattori ambientali come la mobilità, la sicurezza, i servizi al cittadino. Siamo qui oggi molto felici di essere in questa sede che ci onora particolarmente per parlare di Napoli come città in movimento rispetto alla qualità del lavoro. E la nostra città, io sono napoletana e famosa per moltissime cose, oggi comincia ad essere famosa anche per la qualità del lavoro che viene svolta. Nelle 40 prime città d'Italia ovviamente 38 sono città del nord, quindi è una fotografia un po' del divario economico del paese, però il sud sta cominciando a crescere, ci sono dei segnali positivi. Secondo questo modello, la provincia italiana in cui si lavora meglio è quella di Milano. La città metropolitana di Napoli ha i suoi punteggi migliori per la cultura, per le start-up, per il trasporto pubblico su ferro e per il numero di licenze di tassì. Abbiamo dei parametri di movimento rispetto a quelli che sono su tutti i parametri che riguardano la qualità del lavoro, la qualità della mobilità, la managerialità. Sulla situazione economica incide moltissimo il reddito pro capite, quindi chiaramente questo impatta molto sulle città del sud e molto su Napoli, che ovviamente ha un reddito pro capite non molto alto. Questo riguarda non la città ma tutta l'area metropolitana, perché questa è una classifica per aree metropolitane. Ma ci sono altri indicatori che riguardano per esempio le attività culturali, che riguardano le attività scolastiche, i trasporti, e in questo la città è posizionata abbastanza bene con un incremento negli ultimi anni. Dobbiamo molto lavorare per incrementare la dotazione infrastrutturale, abbiamo segnali positivi sull'innovazione, che è un altro settore, sulla digitalizzazione, un altro settore su cui stiamo andando molto bene. Chiaramente questo è un percorso che vede però il Mezzogiorno in crescita. Questo credo che sia il dato importante. Per superare il gap ci vorranno molti anni, però è importante che questo divario non cresca ma tenda a diminuire.